Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Fio e questo è il canale della mela avvelenata. Oggi torno con il tema che amate di più, ovvero una storia di cronaca italiana. Prima di addentrarci nella nostra storia, però, volevo salutare Paolo, che è un ragazzo che mi segue, e mi hanno detto che sta attraversando un periodo non semplice, come tanti di noi poi. Quindi volevo salutare lui, tutte le persone che mi seguono e che mi dicono che trovano conforto dal mio canale, comunque una compagnia. Grazie e forza Paolo, avanti tutta. Passiamo ora alla nostra storia. È sera, voi non potete forse sentirlo per via del microfono, però siamo accompagnati dal rumore degli animali della campagna, quindi dai grilli e dalle cicale. Io li lascio, insomma, in sottofondo. Mi faccio subito seria perché la storia che vi racconto oggi è a mio avviso una delle più inquietanti e incredibili del nostro panorama italiano. È tutto un mix incredibile, dai luoghi in cui si svolge la nostra vicenda, agli sviluppi, alla protagonista stessa, insomma, ai misteri che rimangono tanti e troppi ancora oggi. Sembra la trama di un film thriller che però vira pesantemente sul paranormale. Una storia poco trattata, poco raccontata. Un processo difficile da sostenere e soprattutto da racchiudere qui ed ora. È la storia di Chiara, la nostra ragazza nel lago. La protagonista della nostra storia di oggi, come sempre ve la metto qui sopra, si chiama Chiara Bariffi da Bellano, un paesino sul lago di Como. All'epoca dei fatti è una giovane donna di 30 anni, occhi chiari, lunghe chiome scure, un sorriso melanconico e criptico, come quello della Mona Lisa. La sua è una famiglia aperta e tollerante, due genitori che hanno passato da tempo la mezza età e una sorella che vive fuori casa. Liceale brillante, eccelle negli studi finché non si iscrive all'università. Infatti molla subito, senza aver sostenuto nemmeno il primo esame. In questo periodo inizia ad affiorare in Chiara un disagio psichico ed emotivo misto ad una forte ansia da prestazione. In particolare dice di non riuscirsi a concentrare mentre studia e di temere tantissimo il giudizio dell'altro che la osserva. Continua a vivere con i genitori, è disoccupata, fa piccoli lavoretti saltuari e tenta principalmente di vendere i suoi scatti fotografici. La sua più grande passione, infatti, è la fotografia. E nella fotografia, Chiara eccelle davvero. Ha poi una breve relazione sentimentale con un ragazzo del posto, interrotta a metà dalla decisione di partire per Londra e studiare la lingua inglese. Nella movida londinese, però, il suo già precario equilibrio psichico salta del tutto. Chiara si fa trascinare da delle esperienze turbolente e dal rapporto con un uomo di cui non parla tanto, ma pare che con lui abbia avuto la sua prima relazione, il suo primo rapporto intimo travolgente a tal punto da sconvolgerla. Qualcosa che prima di allora Chiara non aveva mai provato. Ecco che cosa disse Chiara di quel periodo e di quel momento. Ho sempre vissuto la mia vita dalla cintola in su, poi dalla cintola in giù. Mi sono consumata fisicamente, non volevo tutti quei rapporti, ma ero passiva, mi sono esaurita. Dopo 2 anni a Londra, Chiara quindi rientra a casa ed è cambiata profondamente. Non sappiamo esattamente che cosa le sia accaduto a Londra, ma il disagio psichico che si intravedeva alla sua partenza, al suo rientro, ha rotto prepotentemente gli argini e si è fatto strada. I familiari di Chiara sono impreparati, non riescono ad essere incisivi e Chiara, dal canto suo, rifiuta di andare in terapia, almeno finché non avviene un episodio davvero grave. È una mattina e Chiara si presenta nella stanza dei suoi genitori e afferma di sapere con certezza che
che quelli che ha davanti non sono i suoi veri genitori. Mamma e papà, quelli veri, sono stati rapiti. Quelli che ha davanti sono dei cloni, delle controfigure, non li riconosce più. Ora, se vogliamo addentrarci in una pseudodefinizione psichiatrica, questo è un episodio dissociativo gravissimo, a seguito del quale Chiara verrà ricoverata in psichiatria. Un ricovero coatto, le viene fatto un TSO. Le viene diagnosticata una patologia psichiatrica rarissima, che molti di voi sicuramente non conosceranno, e che è la sindrome di Capgras, ovvero la sindrome del sosia, la sindrome dell'impostore. In sostanza, Chiara ritiene che quei genitori con cui vive, i suoi genitori, sono in realtà dei sostituti di quelli veri. E ovviamente questa ragazza vive una situazione drammatica poiché vive totalmente scollegata da quella che è la realtà. I suoi genitori poi mutano forma di fronte ai suoi occhi e prendono le sembianze di persone che aveva conosciuto in Inghilterra e che l'avevano maltrattata. A seguito del TSO, Chiara vive un periodo davvero difficile. Gonfia dai farmaci, si muove a scatti, ha paura di incontrare le persone. Per 2 anni rimane in casa con i suoi familiari, non esce quasi mai, se non in brevi sprazzi in cui si sente meglio e prova ad andare fuori con la sua compagnia. Nonostante questo quadro clinico decisamente compromesso, in realtà Chiara pare non abbia mai tentato il suicidio e pare che non avesse istinti suicida, perché in realtà lei non teme se stessa e non desidera annientare se stessa. Lei quello che teme sono gli altri. È l'altro che non riconosce come autentico e che quindi la spaventa. È lunga e tortuosa la risalita, ma piano piano Chiara, grazie all'aiuto della famiglia, alla terapia e alla psicoterapia, inizia a fare progressi e inizia anche a riconoscere qualche volta i suoi genitori. Poi continua a coltivare la sua passione per la fotografia, che per lei è davvero una manna dal cielo, è qualcosa che la tiene collegata alla realtà, che le fa bene. E pensate un po', il 1° dicembre è fissata la data della sua più grande soddisfazione da fotografa in erba. I suoi scatti verranno esposti in una mostra a Bellano dedicata a lei e Chiara è felicissima. Non sta più nella pelle. Ed è proprio per festeggiare questo suo successo che Chiara, la sera del 30 novembre del 2002, esce di casa per andare a bere qualcosa con i suoi amici. L'indomani, il giorno 1° dicembre, è una domenica ed è il giorno del suo riscatto, ovvero quello in cui è prevista la sua mostra fotografica. Ma ad orario di pranzo, Chiara non è ancora rientrata a casa. La famiglia di Chiara è certa che vi sia qualcosa che non va. La sorella di Chiara rientra quindi a Bellano e il 2 dicembre, il giorno dopo, presenterà regolare denuncia di scomparsa della sorella Chiara. Si tratta però di una donna adulta che già si era allontanata per dei soggiorni all'estero in passato. Le indagini non si muovono subito, non si sospetta un omicidio, ma si parla solo di scomparsa. La famiglia si sente molto sola ed è angosciata. E la prima cosa che fa il matematico è chiedere agli amici più stretti di Chiara, che quella sera erano con lei, e in particolare ad un uomo, Sandro Vecchierelli, 20 anni più grande di Chiara e al momento era la sua frequentazione più assidua. Ma quella mattina Sandro Vecchierelli, detto Sandrino, non risponde a nessuna delle chiamate di Luciana, la mamma di Chiara, per cui i genitori di Chiara vanno direttamente a bussare alla sua porta nel pomeriggio. L'uomo risponderà di non aver più visto Chiara dalla sera prima, quando l'aveva ad un certo punto della serata salutata. Dice anche di averla cercata nella mattina, ma che Chiara non gli ha mai risposto. Parte quindi una spedizione di amici e familiari alla ricerca della ragazza. Nessuno sa dare notizie di lei, negli ospedali della zona non è stata ricoverata, sembra essersi dissolta nel nulla. Una settimana dopo ancora vi è il nulla, il buio totale. I genitori sono molto angosciati e soprattutto temono che i carabinieri non prendano in quel momento la questione seriamente. Spingono per intensificare le ricerche ed è allora che ci si focalizza sul lago di Como come possibile luogo che potrebbe aver inghiottito Chiara. Il 7 dicembre viene effettuata una prima ispezione del tratto.
che dovrebbe aver compiuto Chiara quel giorno. La SP72 da Dervio in direzione Mandello dell'Ario. Il tragitto viene fatto per ben due volte a piedi e con l'auto, ma non si scorge nulla, nessun segno di sinistro stradale. Si ispeziona con la motovedetta la costa alla ricerca di tracce di gasolio o di altri indizi, ma con esito negativo. Poi con l'ecoscandaglio si cerca anche qui una sagoma nelle profondità riconducibile ad una macchina, ma non si trova nulla. Le ricerche sono ad un punto fermo e, come temevano i genitori di Chiara, vengono allentate, poiché è opinione degli inquirenti che Chiara possa essersi allontanata. In fondo è una donna adulta di 30 anni e già in passato è capitato che soggiornasse all'estero per dei periodi. Chiara effettivamente nei momenti di maggior disagio psichico tendeva ad isolarsi, tendeva a chiudersi in se stessa, ma i familiari sono certi che non possa aver compiuto un atto del genere, cioè essersi allontanata così all'improvviso una sera, una notte, senza lasciare nessuna traccia di lei. Non si vogliono certamente arrendere e chiedono aiuto anche alla trasmissione Chi l'ha visto. A questo punto ricostruiamo l'ultima sera di Chiara, quella del 30 novembre, prima della sua scomparsa. Che cosa ha fatto? Chi ha visto? In che condizioni psichiche versava? È la sera del 30 novembre del 2002 quando Chiara Bariffi, alle ore 21 circa, saluta i genitori, esce di casa e sale sulla sua macchina, una Daihatsu Terios di un colore molto particolare, un bordeaux che vira sul viola. La macchina, nella nostra storia, ha un ruolo centrale, quella di Chiara è molto particolare e molto bella, io sinceramente la guiderei. È una macchina che ha questi fascioni grigi laterali, viene spesso descritta, e anche questi fanali di una foggia molto originale, insomma è una gran bella macchina. Sicuramente è una macchina che non passa inosservata. E si avvia quindi, intorno alle 21, verso casa del suo amico, Sandro Vecchiarelli. I due poi arrivano al bar Circolo di Dervio, dove si uniranno alla loro solita compagnia di amici, tra cui Massimo e Simona. Rimangono lì solo pochi minuti. La compagnia di Dervio, il gruppetto di amici di Chiara, è un gruppetto movimentato e itinerante. In America li chiamano i Berfli, le mosche da bar, ovvero coloro che girano di pub in pub e di bar in bar a bere. E anche loro in queste serate bevono e fanno talvolta uso di robetta leggera, per non citare le famose sostanzine di Silvia dell'Occhio Creepy. Ciao Silvia, perché insomma ci autocensuriamo. La comitiva si reca quindi al pub La Vespa ad Ilevio, rimangono fino all'1:30. E poi si spostano al bar Ex Caffè di Colico. Qui la comitiva si divide. Sandro Vecchiarelli rimane lì all'Ex Caffè con alcuni amici, mentre Simona, Massimo Barilli e Chiara Bariffi tornano verso Dervio. Simona viene riaccompagnata a casa, mentre Massimo e Chiara decidono di recarsi al bar Pin. Qui al bar Pin Chiara e Massimo si riuniscono ad altri avventori del pub, fanno delle chiacchiere, stanno lì fino alla chiusura del pub stesso e poi rimangono anche fuori nel parcheggio a parlare ancora, non hanno voglia di tornare a casa. Ed è solo alle 2:30 del mattino, stando a quanto riportato dallo stesso Massimo Barilli, che è l'ultima persona ad aver visto Chiara e gli altri testimoni che stanno andando alle loro macchine, che Chiara salirà sulla sua Jeep, la chiamerò così d'ora in poi, e si avvierà in direzione Bellano verso casa. Da questo momento si perderà ogni traccia di lei. Aggiungo che gli amici riferiranno tutti che quella sera Chiara era normalissima, anzi era piuttosto allegra per via della sua mostra fotografica. Ha bevuto, ha ballato, ha chiacchierato, una serata normalissima. Nulla sembrava destarle delle preoccupazioni. Un anno dopo, siamo nel 2003, le ricerche di Chiara sono a punto morto e di fatti vengono interrotte. Le sollecitazioni della famiglia verso trasmissioni come quella di Chi l'ha visto hanno sortito l'effetto opposto a quello sperato. Vari gli avvistamenti al nord Italia che fanno propendere gli inquirenti per la pista dell'allontanamento volontario. I genitori sono gli unici a non arrendersi e, preso un camper, iniziano a girare in mezzo Italia
avvistamento dopo avvistamento per verificare. Nonostante le problematiche psichiche di Chiara, anche gli specialisti che l'ebbero in cura si sentono di escludere l'ipotesi di un suicidio. Ed effettivamente, come vi ho già detto prima, quello era in effetti, in mezzo a tante turbolenze, un periodo davvero super per Chiara. Era felice, stava meglio, la terapia stava sortendo l'effetto sperato ed era entusiasta per quell'opportunità della mostra fotografica. Ma che fine ha fatto quindi Chiara? Beh, è qui che accade un fatto davvero unico, impensabile, incredibile. Ascoltate. A casa dei genitori di Chiara sono passati 3 anni dalla sua scomparsa premessa. Si presenta una giornalista, Cristina Carbotti, che all'epoca lavora per La Vita in Diretta. Deve fare un'intervista ai genitori di Chiara. Cristina rimane molto colpita da questi due anziani che hanno appunto passato da molto la mezza età e che sono in pena per questa loro figlia scomparsa così nel nulla. Ed è da 3 anni che questi due genitori cercano la figlia con il camper girando tutta l'Italia. Si sbottona quindi e spiazza i genitori di Chiara proponendogli una pista da seguire decisamente alternativa, ovvero quella di rivolgersi ad una sensitiva, ad una medium. Ma non una medium qualunque, una medium che lei conosceva personalmente e che aveva già aiutato con successo per un caso di scomparsa di un altro ragazzo, sempre in un lago. Cristina quindi chiama la medium, che corrisponde al nome di Maria Rosa Busi, e le chiede di occuparsi del caso di Chiara Bariffi come favore personale e a titolo gratuito. E Maria Rosa Busi, la sensitiva, accetta. I genitori sono scettici, ma dicono ok, è sicuramente la nostra ultima spiaggia. La madre di Chiara invia quindi alla sensitiva la foto e la documentazione del caso di Chiara. La sensitiva si reca nei luoghi in cui Chiara è stata vista per l'ultima volta, ripercorre il suo stesso tragitto partendo dal Bar Pin e si ferma esattamente in un punto preciso di fronte al lago, dove verrà investita, come lei stessa ha dichiarato, da una fortissima sensazione e dalla visione di Chiara sotto le oscure profondità del lago, dentro alla sua macchina. Sono qui, le disse Chiara, per favore, trovatemi. Grande, grande è l'incredulità di fronte a queste parole. E figuriamoci all'interno della corte d'assise. Il raziocinio non ci può credere. Maria Rosa Busi si fionda quindi all'ecco dai carabinieri, ma non ha mani vuote. È provvista di una cartina del lago di Como, dove ha disegnato un cerchietto. Lì troveranno Chiara. I carabinieri dispongono una perquisizione con la motovedetta, che si rivelerà un nulla di fatto. Maria Rosa però non si arrende e chiede alla famiglia di mettere in campo i volontari, tutti quelli che si riescono a trovare, per continuare a perlustrare quella zona. 10 accessi al lago e, perdonate il gioco di parole, un buco nell'acqua dietro l'altro. E nonostante questo, la sensitiva sta lì, in riva al lago, e non si piega di fronte agli sguardi degli scettici. Chiede infine che venga messo in campo il soccorso semino di Remo Bonetti, che a detta sua è l'unico che ha l'attrezzatura giusta. Remo Bonetti accetta. Scenderà con il Mercurio, un filo guidato che può arrivare fino a 500 metri, 2 telecamere e 4 motori. Alla sensitiva ormai non crede più nessuno. È l'11 settembre del 2006. Domenica mattina, sono le 6 del mattino e ci troviamo di fronte al lago di Como. Maria Rosa Busi segna sulla cartina un punto preciso a Remo Bonetti. È quello il giorno. E Bonetti scende 140 metri a sud. Lì c'è la macchina, esattamente all'interno del cerchio che ha segnato la sensitiva. Thank you.
Un'area acquatica prespiciente è quello che gli abitanti del posto chiamano il Buco dell'Oca, uno specchio d'acqua all'interno del lago di Como ritenuto particolarmente pericoloso per gli incidenti. Sotto ad una curva poco protetta, con i mulinelli che attirano i suicidi e sotto il quale si trovano varie carcasse d'auto. Passano 2 giorni prima che la macchina di Chiara Bariffi venga alla luce dalle profondità del lago e in quei giorni la notizia fa notizia. Di oggi c'è un'immagine fra le tante che certamente rimarrà a segnare questa giornata dal punto di vista della cronaca, che rimarrà scolpita nella nostra memoria. È quella di questa macchina Bordeaux tirata fuori dalle gru dei carabinieri dal lago di Como di fronte a Dervio. Dentro quella macchina, la vedrete fra un momento, quasi certamente, naturalmente, il corpo di Chiara Bariffi, questa ragazza di 30 anni, scomparsa 3 anni fa proprio da quelle parti. Troupe televisive arrivano dirette per immortalare quell'evento sul posto. E l'auto emerge, una Daihatsu Terios color Bordeaux sollevata dalla gru, una scena che farà storia. In macchina via Chiara Bariffi, è sempre stata lì, a 300 metri di profondità, in attesa di essere restituita a coloro che la amano. Il corpo è nel sedile posteriore dell'auto, quindi è dietro. È in posizione semi-rannicchiata, sembra quasi abbracciata al sedile anteriore lato passeggero. Una gamba fuoriesce dal sedile posteriore sinistro. Il corpo è intatto, se non fosse per un'orbita vuota, una falangetta che manca e un lobo dell'orecchio. È inoltre completamente vestita fino al cappotto scozzese che indossava quella sera di 3 anni prima. Sono passati dunque 3 anni e finalmente Chiara è tornata. Ma il nostro mistero effettivamente ora è appena iniziato e non so se avete la pazienza di sopportarmi ancora per un po', perché c'è ancora tanto da dire. Che cosa è successo a Chiara come morta? Perché si trova nel sedile posteriore dell'auto? L'autopsia non rileva particolari lesioni, se non una lieve all'avambraccio sinistro. Non le è stata fatta violenza, non ha segni di asfissia, lesioni del cranio, né presenza di proiettili o segni di pistola. È esclusa anche la morte per arresto cardiaco o per intossicazione. La causa del decesso, quindi con elevata probabilità, è quella più ovvia, visto il luogo, ovvero Chiara è morta per annegamento. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando Chiara è finita nelle gelide profondità del lago, era ancora viva. Ed ora si aprono 3 scenari. Il primo, un incidente, quindi una caduta accidentale all'interno del lago. Un'altra ipotesi è quella di un suicidio e quindi di una caduta volontaria. La terza ipotesi è una caduta causata da qualcun altro.
quindi che Chiara sia stata spinta all'interno del lago. Bisogna però attendere il 2008 perché si proceda degli arresti. Quello di Massimo Barili, l'ultima persona che pare abbia visto Chiara viva, e Sandro Vecchieralli, l'amico più caro. Massimo Barili viene indagato, viene arrestato, ma poi la sua posizione viene archiviata, quindi esce dalla nostra storia. È su Sandro Vecchieralli, su Sandrino, che si concentra il tutto. È lui che siederà sul banco degli imputati con l'accusa di aver ucciso Chiara. Ma il suo è un processo che, se lo vedrete, arranca fin dall'inizio. Sandro Vecchieralli all'epoca dei fatti ha 53 anni, 23 in più rispetto a Chiara. È una persona riservata che parla poco di sé. È celibe, anche se pare sia stato sposato anni prima in Olanda, ma di sua moglie si sa poco e nulla. Sandro vive con il padre, un ultracentenario allettato che accudisce con amorevole cura. Il medico di famiglia dirà che Sandro lo tiene come una reliquia, è quasi maniacale nei confronti del padre, fa un esempio. Sandro teneva un registro dove annotava tutti i giorni con scrupolosa cura temperatura, defecazione, minzione e catarro dell'anziano padre. Beh, questo non mi sembra nulla di rilevante, anzi, meno male che un figlio accudisca così il padre, però è un po' per delineare la personalità di Sandro, che sembra sì molto metodico, però poi di fatti ha una vita del tutto sregolata, ovvero non lavora, è da sempre disoccupato ed è un grande fruitore dei bar della zona e frequenta la stessa compagnia di Chiara Bareffi, ovvero la compagnia di Dervio. Chiara inoltre aiuta Sandro nell'accudire il padre in quell'ultimo periodo prima di scomparire, tant'è che Sandro la chiamava affettuosamente la mia Croce Rossina. Quando muore il padre, è il momento per Sandro di provvedere a se stesso e abbandonare quella vita da eterno ragazzo. Trova lavoro grazie al parroco della zona, ma lo mantiene solo per pochi mesi. Lui e Chiara pare avessero un rapporto esclusivo e privilegiato, tanto che in paese ovviamente, come sempre, si chiacchiera del Sandrino e della Chiara, che hanno una relazione. A detta però di amici e di familiari di Chiara, è da escludere una relazione sentimentale e intima fra i due. Sicuramente però Sandro Vecchieralli provava della gelosia e della possessività nei confronti di Chiara e lo testimonia un episodio in particolare. Una volta sono al bar con degli amici e un avventore del bar, un ragazzo che conoscevano, sfiora inavvertitamente Chiara. A quel punto Sandrino scatta su come una furia e lo minaccia con un cacciavite lungo 50 centimetri. Questo perché, a detta sua, aveva riservato degli sguardi e degli atteggiamenti non graditi nei confronti di Chiara. Beh, è un po' poco per accusarlo di aver fatto sparire Chiara e di averla uccisa. Quindi perché ci si concentra su Sandro Vecchieralli? C'è da fare una premessa. Fondamentalmente il processo a Sandro Vecchieralli, e quindi l'unico processo per la morte di Chiara, si basa sulle chiacchiere da bar, fondamentalmente. Non è un modo di dire, cioè è proprio quello che circola all'interno di questi bar, che fanno da sfondo a questa vicenda. La gente è insospettita da lui per via di alcuni strani comportamenti che inizia a manifestare dopo la scomparsa di Chiara. Ecco appunto, una sera ad esempio, in un bar di Bellano, Sandro Vecchieralli aggredisce una ragazza che si trova lì tranquilla con delle amiche e lo sentono tutti. Va da lei e le dice questa frase: tu sei dei pesci, vero? Come Chiara, ho fatto sparire lei e ora farò sparire anche te. Beh, diciamo che non è esattamente una cosa normale da dire. E poi aggiunge anche questa frase che vi leggo: anche mia moglie era dei pesci, come la Chiara. I pesci fanno soffrire, anche per te arriverà il giorno del giudizio. Un'altra sera ancora, sempre dentro, indovinate dove, un bar, aggredisce un altro ragazzo, un amico, lì si conoscono un po' tutti. Questo ragazzo entra e lui gli invece contro dicendo che è l'assassino di Chiara, quindi lo accusa di aver fatto sparire Chiara in maniera del tutto immotivata e senza alcun fondamento. Pare ossessionato da lei e dalla sua scomparsa,
parla di lei in continuazione, inevitabilmente attira i sospetti su di lui. Quindi diciamo che il comportamento di Sandrino sembra dire: venite, venite a prendermi, sono stato io. Insomma, questo è quello che tutti dicono. E gli inquirenti si concentrano su di lui e su di un'altra persona. Indovinate chi? Ovviamente sulla sensitiva, Maria Rosa Busi. Non hanno creduto che Maria Rosa, grazie alle sue facoltà paranormali, sia riuscita a mettersi in contatto con lo spirito di Chiara. Loro non ci credono. E quindi credono alla cosa più razionale, ovvero che la sensitiva sia venuta a conoscenza di delle informazioni sulla scomparsa e sulla morte di Chiara da colui che è il responsabile. E quindi cercano un collegamento fra i due. Ipotizzano che la donna possa essere venuta in contatto con Sandro Vecchiarelli e suo padre in un ospedale, dal momento che all'epoca lavorava come ausiliaria in delle cliniche private, in degli ospedali. Però questo incontro non è mai stato provato con certezza. Un altro elemento che potrebbe collegare i due è un biglietto ritrovato a casa del Vecchiarelli un mese prima del ritrovamento di Chiara e che riporta la tratta Colico Brescia, dove vive la medium. Ma anche questo è un elemento che non dà nessuna certezza. Aggiungo che la medium dichiarerà al processo di non aver mai visto prima di allora Sandro Vecchiarelli. La posizione al processo di Sandro Vecchiarelli è molto chiara. Quella notte, dopo che lui e Chiara si sono divisi in due rispettive compagnie, è rientrato a casa mezzo ubriaco intorno alle 4 del mattino. Ha controllato il padre, poi è andato a letto, ha dormito fino a luna, si è svegliato, ha cucinato il pranzo per se stesso e per suo padre e poi nel pomeriggio è stato raggiunto dai genitori di Chiara. La sera è uscito in compagnia di Massimo e di altri amici a cercarla. Fine. Un super testimone però dichiara una cosa molto diversa che smentisce questa posizione. L'uomo aveva avuto un litigio con la sua compagna e in tarda notte era andato a cercarla per Dervio e proprio sotto casa del Vecchiarelli intorno alle 5 del mattino aveva visto con assoluta certezza la macchina di Chiara, la Jeep Viola Bordeaux. Questo è un processo che si basa sui super testimoni, sui testimoni, e quindi è un processo indiziario molto difficile. E la posizione di questo super test viene presto smentita. Intanto esiste a Dervio una macchina uguale o pressoché uguale a quella di Chiara, che è una macchina molto particolare, però ne esiste un'altra. E quindi quale delle due lui ha visto? L'uomo poi appare molto confuso, si contraddice, non si capisce bene dove voglia arrivare, sembra che si sia suggestionato, insomma anche io ascoltandolo l'ho trovato poco chiaro. Però se vogliamo proprio essere oggettivi, si tira fuori da questa storia quando dice che quella notte, quindi la notte tra sabato 30 e domenica 1 dicembre, pioveva a dirotto. In realtà sì, in quei giorni vi era stata un'alluvione, ma la notte in cui pioveva a dirotto era una settimana esatta prima, ovvero domenica 24 novembre. Il meteo non sbaglia. Pare che vi sia un gran bisogno da parte della comunità di Dervio di aiutare, di suggerire, di essere anche protagonisti di questa storia, ma le voci si sovrappongono, si suggestionano, i ricordi si mischiano e in tutta Italia si parla solo della ragazza nel lago. La confusione aumenta e non aiuta. E vi è però un secondo super testimone, nel caso di Chiara Bariffi, ed è Cola Mirko. Mirko, il giorno 1 dicembre, parte da Varenano in direzione di Dervio, costeggiando il lago di Como. A un certo punto è costretto a fermarsi. Dopo una piccola curva, un camion con una gru gli sbarra la strada. Ha i fari spenti ed è dentro una piazzola. Ha imbragato su di sé una macchina molto particolare, una Jeep, color bordo viola. La macchina ha i finestrini anteriori abbassati e da lì passano le cinghie che imbragano la vettura. La ruota posteriore sinistra è bucata. Stando a quello che riporta Mirko, due uomini sono presenti sul mezzo, ma lui non riesce a vederli perché è buio e passa oltre. Perde di vista il camion e a quel punto dichiara di sentire un tonfo, come di qualcosa di pesante, quindi della macchina
che cade all'interno dell'acqua e poi lo scrosciare dell'acqua sopra. Mirko è molto perplesso e pensa di chiamare i carabinieri, ma poi decide di lasciar perdere e di andare oltre. E quindi si cerca di verificare se questa dichiarazione è attendibile o meno. Effettivamente il luogo descritto da Mirko corrisponde al punto del lago in cui Chiara è stata ritrovata. E un altro punto a favore è che non vi è nessun segno sulla strada, sul muretto di impatto, di frana o di incidente. Proprio come se effettivamente la macchina di Chiara fosse stata semplicemente sollevata e buttata all'interno del lago. La macchina di Chiara era adagiata su uno sperone di roccia, in mezzo ad altre autovetture, ad altri mezzi che erano sprofondati all'interno del lago. Ed è opinione della gente del luogo che la macchina di Chiara, lì, in quel punto, non può esserci arrivata da sola a causa di un incidente. Non lì. No, non in quel punto, non nel buco dell'oca. Nel buco dell'oca la macchina di Chiara vi è stata messa da qualcuno. Il buco dell'oca, così lo chiama dunque la gente del posto e così i nonni lo hanno tramandato ai nipoti. È quel punto sotto alla galleria, profondissimo, dove vi ha una corrente molto forte e dove vengono lanciati quei mezzi che bisogna far sparire per sempre, ad esempio autovetture o motorini rubati. Ed effettivamente, se ricordiamo la fatica per individuare la macchina di Chiara in 3 anni, capiamo il perché. La macchina di Chiara è stata ritrovata solo grazie all'attrezzatura di Remo Bonetti. Quindi la testimonianza di quest'uomo pare fino a qui plausibile. Quindi che cosa potrebbe essere successo a Chiara? L'ipotesi più plausibile è che dopo una sera di eccessi e bagordi, Chiara si sia sentita male e credendola morta, il vecchierelli decise quindi di farla sparire nelle profondità del lago, nel buco dell'oca, un punto tattico che solo chi era del posto sapeva individuare. Con la complicità quindi di alcuni amici, Chiara e la sua macchina vengono inabissate nel lago di Como. A questo punto vengono fatte diverse ipotesi su chi possa aver aiutato Sandro Vecchiaragli a fare questo e quindi su chi possedesse un mezzo con una gru per lanciare la macchina di Chiara nel lago di Como. Ma questo mezzo non verrà mai ritrovato e non verrà mai accertata la presenza di un conoscente o di un amico di Sandro Vecchiaragli con un mezzo del genere. A questo punto anche la testimonianza del teste Mirko Cola viene maggiormente analizzata. Viene fatta anche una simulazione e si comprende che non può aver visto ciò che davvero afferma di aver visto. La sua attendibilità non passa l'esame. Non dimentichiamoci da ultimo che il corpo di Chiara non presentava praticamente lesioni e questo non è compatibile con l'ipotesi di un ribaltamento all'interno del lago, che quindi la macchina si sia avvitata su se stessa nella roccia e sia poi sprofondata nel lago e che Chiara ne sia uscita indenne. Quindi si fa strada l'ipotesi che il corpo di Chiara sia stato fatto scivolare all'interno del lago. Secondo l'accusa in ultimo, così potrebbe essere davvero andata. Chiara sta male dopo una notte di eccessi, dal momento che prende abitualmente degli psicofarmaci ai quali quella sera mischia alcol e roba leggera e non. Un cocktail che gli viene offerto dalla sua compagnia e che lei però accetta. Badate bene, la compagnia di Chiara è una compagnia che beve tanto e fa uso anche di qualche sostanza. Pare leggera, forse anche qualcosina di più. E Chiara non è da meno, lei accetta, anche lei consuma. Credendola morta, fu quindi fatta sparire nel lago di Como dai suoi stessi amici, che le negarono ogni possibilità di salvezza. Troppo fatti, troppo spaventati. La morte, infine, sopraggiunse per annegamento. Detto tutto questo, rimane l'amaro in bocca. Testimoni inattendibili, caos, confusione. Un imputato silenzioso in un angolo, chioma arruffata e baffetto da sparviero, che non aggiunge nulla a questa misteriosa vicenda. Questa è la storia di Chiara Bariffi. Una storia difficile, che sfida in ognuno di noi il punto della ragione, che ci lascia amareggiati, frustrati, che ci lascia un senso di inquietudine addosso.
ma non vi è nessun elemento, nessun indizio a carico di Sandro Vecchiarelli e della compagnia di Dervio, non uno. Nemmeno che siano arrivati a quello scivolo che effettivamente c'era. Nulla che possa collegarli a quel punto, l'unico punto che poi è portato da una sbarra, dove Chiara può essere stata fatta sparire sotto il pelo dell'acqua. Lo stesso pubblico ministero, dopo un processo lungo e ingarbugliato, difficile, chiederà infine arreso l'assoluzione di Sandro Vecchiarelli dopo 583 giorni di carcere. Sandro Vecchiarelli è stato assolto e da allora è un uomo libero. Non esistono certamente dati oggettivi a suo carico. Non so che fine abbia fatto e non so se oggi sia ancora vivo. Invece so per certo che i genitori di Chiara, Francesco e Luciana, hanno lasciato questa terra con tutti i loro dubbi e con tutte le loro incertezze, però almeno hanno avuto il riscatto e il conforto di poter portare un fiore alla tomba di Chiara, di poterla ritrovare. Può sembrare una cosa da poco, ma per chi non ha un conforto di un corpo, di una tomba, non lo è. Nel giugno dell'anno scorso però, quindi nel 2020, sono stati riaccesi i riflettori su Chiara Bariffi da un uomo, Enrico Magni, il suo psicoterapeuta. Enrico Magni, psicoterapeuta di Chiara, ha seguito per 10 anni il caso e il processo, trovando zone d'ombra ed elementi utili per riaprire le indagini. Magni è convinto che Chiara sia stata uccisa. Ognuno di noi a questo punto avrà una sua teoria. Io propendo per l'ipotesi dell'omicidio o comunque della tragedia finita così, quindi di questo malore di Chiara e poi che Chiara alla fine sia finita in quelle acque gelide ancora viva. A questo punto lascio a ciascuno di voi un'idea, un'ipotesi, sia sulla sensitiva, sia su quello che realmente è accaduto a Chiara Bariffi, anche se questa storia è un cold case, è un caso freddo e tale rimarrà, a meno che non vi sia la possibilità in qualche modo di riaprire il suo caso e di arrivare ad un punto finale. Io sicuramente leggerò tutte le vostre ipotesi se siete riuscite ad arrivare fino alla fine. Grazie come sempre di avermi ascoltato ed occhio alle mele marce.